Signore e signori, la buona giornata vi giunge dal comunale di Grevina. Iniziamo questa telecronaca con il Grevina già sorprendentemente in vantaggio al nemmeno ad un minuto, 30 secondi appena. Miriam Di Leone da fuori area lascia partire un tiro che sorprende il portiere dell'Agliana Pistoia Pitanti e il Grevina già sorprendentemente in vantaggio. Cerchiamo di mettere un po' ordine, oggi è la decima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A, di fronte il Grevina e l'Agliana Pistoia, capolista di questo campionato con 9 vittorie consecutive, dunque a punteggio pieno. Dicevamo, Grevina già dopo 20 secondi appena in vantaggio, nemmeno il tempo di battere il calcio di inizio, che Miriam Di Leone dalla destra, appena decentrata fuori area, ha trafitto il portiere dell'Agliana. Dunque Grevina 1, Agliana Pistoia 0, partita che si mette molto bene per le biancoverdi del presidente Forza. Iniziamo con lo schieramento in campo, l'Agliana Pistoia scende in campo con Pitanti, De Marco e Colombino, Iozzelli, Nannini e Cacciatori, Loi, Bichi, Pitanti, Fiorini e Sberti. In panchina il secondo portiere Castriotta, Corsi, Pittalis, Iannotta e Pizzichi. L'allenatore è il signor Sermi. Arbitro della gara il signor Boim di Gallarate, coadiuvato dai due guardaline Parisi e Riposati di Roma. Cerchiamo di ricostruire adesso la formazione del Grevina con Guerreggiante in porta. Scusate, ma purtroppo la gara è iniziata in maniera piuttosto concitata per noi, non abbiamo avuto neanche il tempo di riportare la formazione, che già il Grevina era in vantaggio. Comunque dicevamo, Guerreggiante in porta, Mancuso con il numero 2, Tiziana Messina con il 3, Maria Caruso con il 4, ancora il Grevina avanti, però libera la difesa. Miriam Di Leone con il 6, nell'attesa di riuscire a ricostruire il 5, che è di Tiziana Intonato. Poi con il 7 Angela Pesce, Filomena Greco con l'8, Lina Marsi con il 9, Daniela Pavone dovrebbe avere il numero 10 e 11 dovrebbe essere di Assunta Randello. La panchina è formata da Pino Loritto, secondo portiere, poi Cinirella, Fortino, Di Bella e Laudani, allenatore il signor Carlo Napoli. Dunque già a pochissimi minuti di gioco e ribadiamo, Grevina in vantaggio grazie al gol di Di Leone, a nemmeno un minuto dall'inizio della gara. Grevina che parte molto bene, le condizioni del campo oggi non sono ottimali, molto scivoloso per l'abbondante pioggia caduta sia nei giorni precedenti che anche prima della gara. Intanto continua il gioco, Assunta Randello combatte nella fascia centrale del campo, Daniela Pavone allarga sulla sinistra a Messina, Messina si destreggia molto bene, cerca di servire Di Leone, non si intendono le due calciatrici, palla che finisce in fallo laterale. Diciamo partenza sprint di questo Grevina che ha colto di sorpresa la capolista dei record, ricordiamo 9 vittorie consecutive fino a questo momento, 27 punti per la squadra toscana, che non si aspettava di certo un inizio così grintoso da parte dell'Etnee. Comunque ora viene avanti l'Agliana Pistoia, ma riesce a liberare la difesa di Leone, allunga per la Marsico, non arriva Lina a controllare la sfera, riparte l'Agliana, lungo lancio, controlla Maria Caruso che purtroppo non riesce a liberare,
involontariamente serve la Fiorini, ma Guerreggiante fa buona guardia. Attimo di indecisione di Maria Caruso, comunque tutto è stato risolto da Marilena Guerreggiante, che si appresta al rinvio. Miriam Di Leone prolunga la sfera, costruisce molto bene l'Agliana Pistoia. C'è un'occasione clamorosa sprecata dall'Agliana, la numero 11 Sberti, in posizione di fuorigioco secondo la difesa del Gravina, ma non ravvisata dall'arbitro. Si è presentata davanti a Marilena Guerreggiante, però non è riuscita a superarla. Pericolo per il Gravina. Riparte ancora l'Agliana, Mancuso molto bene anticipa la sua diretta avversaria, la Fiorini, rinvia Assunta Randello, riparte il Gravina, Pavone sulla destra per Angela Pesce, anticipata dalla Iozzelli. Scambiano molto bene la sfera le calciatrici dell'Agliana Pistoia, però interviene Maria Caruso che rinvia, la palla sbatte sulle gambe di una calciatrice dell'Agliana e c'è fallo di fondo per il Gravina. Partita, diciamo, che si mette molto bene per la squadra di Carlo Napoli, trovarsi subito in vantaggio di un gol non è roba di tutti i giorni contro la capolista. Sicuramente ora si può giocare la gara con più tranquillità. La squadra costretta a scoprirsi in questo caso è proprio la capolista, e il Gravina ne potrebbe approfittare con un gioco di rimessa prevalentemente. Ma è l'Agliana che si fa ancora presente nella tre quarti del Gravina. Giocano molto bene le toscane. Comunque è il Gravina che rinvia molto bene. Maria Caruso molto intelligentemente lascia sfilare la sfera con un colpo di testa all'indietro per il portiere Guerreggiante. Lungo rinvio, Marsico allunga la palla dove non ci sono suoi compagni di squadra e il portiere Pitanti va a rinvio. C'è una pericolosa azione dell'Agliana, un cross raso terra dalla sinistra attraversa tutta l'area di rigore, finisce in fallo laterale. Ancora l'Agliana in avanti. Naturalmente la squadra capolista cerca di spingere alla ricerca del pari. Molto bene, Angela Pesce supera la sua diretta avversaria, la Nannini. Perde la sfera però. Molto bello questo duello fra la Nannini e la Pesce, e alla fine la sfera finisce in fallo di fondo per l'Agliana Pistoia.
Il Gravina ancora insiste in fase di attacco, non riesce a trovare sbocchi alla manovra. La Fiorini molto bene nella metà campo, in slalom supera tre avversari, viene commesso fallo, calcio di punizione, Bichi appoggia verso la Loi, palla in mezzo libera Intonato, Marsico anticipata dalla De Marco, Bichi il capitano non trova il passaggio giusto per la compagna, fallo laterale per l'Agliana. Di Leone anticipa molto bene la Pitanti. Sberti serve Colombino sulla destra, contratta molto bene da Miriam Di Leone che cerca di superarla in dribbling, ma la sua diretta avversaria gli mette la palla in fallo laterale. Messina anticipa la Sberti che commette fallo, giustamente l'arbitro comanda un calcio di punizione che Maria Caruso si appresta a battere. Partita fino a questo momento impeccabile del Gravina. Siamo giunti al 14°, ricordiamo Gravina 1, Agliana 0, rete di Miriam Di Leone dopo nemmeno un minuto di gioco. Crediamo siano passati appena 30 secondi dalla realizzazione della francese che da appena fuori aria ha battuto il portiere dell'Agliana Pitanti. Pavone conquista molto bene una palla a centrocampo, serve Randello che riconquista a sua volta la sfera, purtroppo si gioca in una zona dove le condizioni del campo non sono delle migliori. Mancuso commette fallo sulla Cacciatori, punizione per l'Agliana all'altezza della metà campo, decentrato sulla sinistra. E Tiziana Messina che ancora una volta fa buona guardia sulla Sberti, lungo lancio per Marsico, purtroppo è un po' isolata l'attaccante del Gravina e non riesce a proporsi in fase offensiva. Filomena Greco molto bene di testa a lungo per Angela Pesce che si decentra sulla destra, Randello mette in mezzo, Lina Marsico cerca di farsi largo contro la sua diretta avversaria, la De Marco commette fallo. Ancora la Liana Pistoia che imposta. Sberti serve molto bene la Fiorini, a sua volta allunga l'Eloi anticipato, Randello lungo lancio ancora verso la Marsico, Di Leone riconquista la sfera, niente da fare, riparte l'Agliana, lungo lancio del Colombino, Di Leone allunga verso la Greco sull'auto sinistro, la Greco molto bene, mette in mezzo Cacciatori, appoggia la palla verso il proprio portiere, non si sa se volontariamente o meno, l'arbitro lascia proseguire, protesta il pubblico. Mancuso molto bene anticipa
la Fiorini, Sberti non riesce a servire la sua compagna, Mancuso sbaglia l'invio, serve involontariamente la Loi, Maria Caruso sbroglia ancora una volta la matassa e mette la palla in fallo laterale, gara che entra in una fase molto importante, l'Agliana sta pressando ma il Grevina sicuramente non si fa schiacciare nella sua metà campo, anzi si propone molto bene in avanti. La Nannini sbaglia lo stop, parte Angela Pesce sulla destra, viene assecondata da Lina Massico, tende un dribbling sulla De Marco, sfuma l'occasione per il Grevina, peccato, sicuramente poteva essere sfruttata meglio questa azione, ma c'è un altro grossolano errore da parte della Bichi e la palla torna in possesso del Grevina. Dicevamo ottima l'azione fra la Pesce e la Marsico, purtroppo non si è riuscito a concretizzare. C'è una palla a metà campo, Tiziano Intonato indirizza verso Di Leone, lotta con grande grinta Di Leone ma riesce a vincere questo contrasto, la Greco, palla in mezzo e libera ancora la difesa dell'Agliana. Bichi messa a terra da Pavone. Diciottesimo minuto del primo tempo, Grevina 1, Agliana Pistoia 0. La Sberti si gira molto bene, conclude debolmente però, para facile guerreggiante. Le marcature sono piuttosto difficili, quelle che oggi si devono affrontare i difensori del Grevina. Tiziana Messina infatti ha a che fare con la Sberti, che ha siglato, se non erriamo, 12 gol fino a questo momento, mentre Simona Mancuso si sta occupando di un'altra attaccante pericolosissima, cioè della Fiorini. Ottimo il lavoro anche nella fase di metà campo della Greco e della Di Leone, che stanno lottando con grande animosità, ma tutta la squadra fino a questo momento si sta esprimendo ad ottimi livelli. Marsico cerca di lanciare le proprie compagne, non ci riesce. Pavone conquista un buon pallone nella sua metà campo, mette in gioco la Pesce che non arriva sulla sfera. Fallo laterale per l'Agliana. Loi allunga la sfera ma Daniela Pavone carpisce e rilancia. Niente da fare purtroppo. C'è un po' di confusione a metà campo. Pichi conclude, palla deviata in calcio d'angolo. Vantaggio diciamo molto importante del Grevina, che lo sta difendendo con molto ordine questo gol di vantaggio. Arretra tutta la squadra praticamente, ma riesce a liberare Assunta Randello, palla che resta ancora sui piedi delle calciatrici toscane. Nannini in mezzo, libera la difesa del Grevina. Angela Pesce alla rincorsa della sfera, la Pitanti allunga al proprio portiere. Colombino contratta da Lina Marsico. Molto bene il pressing effettuato dalle calciatrici Regovine, che riescono a rubare la sfera. Miriam Di Leone mette sulla destra per l'Angela Pesce, anticipata ma sbaglia ancora una volta la Nannini, riprende Di Leone, rimette sulla sinistra per Lina Massico, palla lunga purtroppo e non riesce il Grevina ancora una volta a concretizzare questa azione. Comunque una squadra che sta lottando ad armi pari contro la capolista e sicuramente merita grande considerazione questo Grevina, che ricordiamo è reduce dalla vittoria sabato scorso sul campo della GS per 2-0.
palpitanti, riesce a superare Maria Caruso, mette in mezzo. La Sberti si trova all'altezza del penalty, una palla pericolosissima, conclude e Marilena Guerreggiante risponde con una grandissima parata, salvando il risultato. Strepitosa parata di Marilena Guerreggiante al 22esimo. Intanto c'è un cartellino giallo per Tiziana Messina, non riusciamo a capire il perché di questo cartellino giallo, non sappiamo se per proteste o per gioco falloso. Riprende il gioco con un corner dalla destra, svirgola la palla la Di Leone, la stava per rinviare. Altro calcio d'angolo, sempre la Loi che si incarica della battuta, palla ancora in mezzo, tocca la Sberti, Tiziana Messina rinvia e Marilena Guerreggiante riesce ad anticipare tutti, fa sua la sfera e rinvia. Decisivo, dicevamo, l'intervento della Guerreggiante qualche minuto fa su un tiro ravvicinato della Sberti. Riparte il Gavina, Randello, palla a Marsico che allarga molto bene sulla sinistra, Di Leone si allunga la sfera, purtroppo le condizioni del campo, diciamo, non sono ottimali, cerca di mettere in mezzo, si era aperto un varco sulla sinistra per il Gravina, ma purtroppo un controllo errato dovuto anche alle condizioni non ottimali del campo non consente a Mina Di Leone di controllare bene la sfera. 23esimo minuto nel corso del primo tempo, Gravina 1, Agliana Pistoia 0. Agliana Pistoia, ricordiamo, capolista del campionato di Serie A, punteggio pieno, 9 vittorie fino a questo momento. Laiozzelli si incarica della rimessa in gioco. Intonata anticipa la Colombino. La Colombino riesce a servire la Sberti. Riesce però a sbucare dalla destra fra due difensori, ancora la Sberti. Molto bella la triangolazione, ma il guardalinee di destra segnala l'offside della stessa Sberti. Scampato in gioco a suo pericolo, calcio di punizione per il Gravina. Stanno lottando tutte quante con molta grinta e grande concentrazione le calciatrici del Gravina, evidentemente quando si ha di fronte una grossa squadra, soprattutto la capolista, si trovano stimoli maggiori rispetto alle altre gare. Questo comunque non può che far merito a questo gruppo di ragazze che fino a questo momento stanno riscattando l'opaco campionato dello scorso anno, ricordiamo culminato con la retrocessione. Un Gravina che quest'anno si trova in una posizione di media classifica, 8 punti, non sta patendo particolari problemi come li ha patiti lo scorso anno. Ritorniamo alla gara di oggi. Colombino serve dietro alla propria compagna di squadra, la De Marco. Rischiano le difensori dell'Agliana. C'è Tiziana Messina, ancora una volta impeccabile in anticipo sulla Sberti che commette fallo. Ancora una volta Tiziana Messina si conferma una marcatrice molto forte. A lei gli vengono assegnati sempre i compiti più difficili, da Carolina Morace alla Sberti, e riesce il più delle volte a mettergli la cosiddetta museruola. Viene in avanti l'Agliana ma sbaglia Randello, rimette in mezzo, si lotta con grande accanimento in questa precisa frangente. Di Leone allunga per la Randello, cerca di superare la Colombino, parla in fallo laterale. Ho potuto osservare un Gravina che si propone in avanti, non ha timori riverenziali di fronte alla capolista. E la Greco che cerca di servire la sua compagna di squadra, Sondo Randello, non ci riesce, riparte l'Agliana. Bichi molto bene sulla destra, Colombino osserva lo schieramento delle compagne, ma una deviazione non fa arrivare la sfera alla Bichi. Intanto c'è un rilancio lungo e un calcio di punizione che il signor Boehm assegna al Gravina.
per un presunto fallo su Lina Marsico. Siamo all'altezza del centrocampo, anzi qualche metro più in là, ed è Miriam Di Leone sulla sfera, un conciliabolo con Maria Caruso che gli consiglia a chi servire. Di Leone direttamente in porta, a metà strada fra il tiro e il cross. Greco anticipa, Pavone lancia sulla destra, Angela Pesce, lunga rincorsa della Pesce, la palla sfila in fallo di fondo. Dicevamo, non sta subendo troppo l'iniziativa dell'Agliana il Grevina, anzi sfrutta le occasioni per riuscire a proporsi in avanti ed impensierire la difesa della capolista. E la Greco che riconquista la sfera. Di Leone, lancio sulla sinistra molto lungo per Randello. Dovrebbero trovare la misura nei lanci le ragazze di Carlo Napoli, il più della volta infatti si rivelano piuttosto lunghi. Ciò non toglie comunque la bontà delle iniziative di attacco. Messina a Maria Caruso, la palla sbatte sul corpo della Sberti e purtroppo anche un lancio sbagliato può mettere in condizione la squadra avversaria di rendersi pericolosa. Bisogna stare particolarmente attente. Buono l'anticipo di Lina Marsico che scivola. Sberti si gira molto bene e serve sulla destra la Bighi. Maria Caruso ancora una volta, lungo rinvio, purtroppo non arriva nessuno delle centrocampiste del Grevina. Daniela Pavone non riesce a superare il centrocampo e ancora una volta si propone sulla tre quarti l'Agliana. Prolungato dribbling della Fiorini, messa a terra da Assunta Randello. Siamo qualche metro fuori dall'area di rigore. Ventinovesimo minuto nel corso del primo tempo, Grevina 1, Agliana Pistoia 0. C'è un calcio di punizione adesso dai 25 metri per l'Agliana Pistoia. È stato commesso un fallo sulla Fiorini. Marilena Guerreggiante si sistema la barriera, si posizionano nell'ordine Pavone, Greco, Di Leone, Mancuso, Randello, Marsico, barriera piuttosto folta. L'arbitro fa osservare la distanza regolamentare, ricordiamo sono 9,15 m, e allora si propone la Fiorini, palla molto pericolosa, Marilena Guerreggiante intelligentemente non rischia la presa, visto che il pallone è molto viscido e allontana la sfera con un pugno. Le condizioni sia atmosferiche che dello stesso campo infatti impongono la prudenza massima nel controllo della sfera sia per le calciatrici ma soprattutto per i portieri, che non si fidano di bloccare la sfera molto ma molto viscida soprattutto. C'è Mancuso che allunga la sfera in calcio d'angolo. Fiorini dalla destra, mezz'ora esatta nel corso del primo tempo, palla proprio all'altezza del rigore, svetta la Cacciatori, palla fuori. Lungo rilancio di Guerreggiante, Angela Pesce a centrocampo, si destreggia molto bene fra due avversari e riesce a vincere il tackle, purtroppo finisce a terra. L'arbitro non ritiene che ci siano gli estremi per un calcio di punizione ed è ancora Tiziana Messina molto bene ad anticipare la Sberti. Finora impeccabile la marcatura, probabilmente la più difficile della giornata, cioè quella di Tiziana Messina sulla Sberti. Si lotta accanitamente a metà campo, volano anche dei calcioni. Randello
sulla sinistra, molto bene per la Greco, sfila la sfera però la Greco riesce a tenerla in campo, però purtroppo commette fallo sulla Colombino, arbitro che sembra intenzionato anche ad ammonire, no, anzi no, sembrava che avesse intenzione di ammonire la Greco, ma non c'erano gli estremi, crediamo, trattandosi di uno scontro di gioco, violento ma sembra scontro di gioco. Entrano in campo i medici della squadra toscana per prestare le cure alla Colombino, rimasta a terra. Trentaduesimo minuto di gioco, Grevina 1, Agliana Pistoia 0. Intanto la Colombino viene accompagnata fuori per prestargli le cure. Si riprende a giocare. Di Leone anticipa molto bene la Pitanti, palla in mezzo, libera la difesa. Loi, Pitanti, Maria Caruso rilancia e Angela Pesce non riesce a controllare la sfera. C'è un continuo batti e ribatti. Greco rimette in mezzo, libera ancora la difesa. Ancora Filomena Greco rincorre la sfera, con molta difficoltà la riesce a fermare. Tiziana Messina non rinvia. La palla finisce sulla Bichi, che palla al piede, viene avanti, serve sulla sinistra. La Cacciatori. Palla che finisce in corner. Partita molto intensa, c'è grande agonismo in campo, l'Agliana Pistoia non può permettersi il lusso di perdere questa gara, anche perché dietro a due inseguitrici come il Verona e il Torino che non la mollano. Al Grevina invece farebbe molto molto comodo aggiudicarsi questi tre punti, che sarebbero anche di grande prestigio. C'è un lancio per la Sberti sul filo del fuorigioco, contratta molto bene dal randello, l'arbitro ordina il calcio di rigore, c'era stato un contatto con la palla che era finita in corner, ma sembrava che non ci fossero gli estremi per un calcio di rigore. 34esimo, decisioni arbitrali che lasciano piuttosto perplessi, sembrava che la Randello avesse anticipato mettendo la palla proprio in calcio d'angolo la Sberti, probabilmente ci sarà stato un contatto di gambe ma non certo un atterramento. Comunque il signor Boehm ha deciso così, calcio di rigore, la Sberti dal dischetto. Palla piuttosto centrale, beffa Marilena Correggiante. Grevina 1, Agliana Pistoia 1 al 35esimo.
Ci sono state delle violente contestazioni alla terna arbitrale in merito alla concessione del calcio di rigore. Gara che ritorna in parità grazie al calcio di rigore realizzato dalla Sberti. Colombino sulla destra, incespica sulla palla. Partita che si riscalda notevolmente, l'arbitro ammonisce la numero 9 dell'Agliana, la Pitanti. Intanto continuano le contestazioni del pubblico verso la terna arbitrale. Decisione in occasione del calcio di rigore che ha lasciato perplessi un po' tutti. Sembrava forse un contatto normale di gioco con la palla finita in calcio d'angolo. Occorre però ripristinare la calma. Questo dovrebbe essere un compito soprattutto della giacchetta nera, che a quanto pare si dimostra piuttosto perplesso nelle decisioni da prendere. Comunque si continua a giocare. 39esimo nel corso del primo tempo. Palla che finisce a Daniela Pavone. Gran tiro e rete! Grandissima rete! Grandissima rete di Daniela Pavone! Gravina di nuovo in vantaggio, 2-1. 40esimo, grandissima rete, Daniela Pavone da 35 metri scarica un potentissimo destro, palla che si infila all'incrocio dei pali e crediamo che il vantaggio sia giustissimo per le ragazze di Carlo Napoli, che avevano subito ingiustamente, diciamo, un calcio di rigore. Giustizia è fatta, 2-1, grandissima la rete di Daniela Pavone, che è irresistibile quando riesce a scaricare fiondate di questo genere. 41esimo, Gravina 2, Agliana Pistoia 1. Posizione di fuorigioco stavolta segnalata. Partita che cresce di tono. Un Gravina che sta tenendo testa alla capolista del campionato. Un'Agliana che è stata pericolosa certamente, ma non a tal punto da meritare il gol del pareggio. Il Gravina infatti aveva ribattuto colpo su colpo. C'è un fallo adesso sulla Fiorini. Intanto l'arbitro chiama a sé il capitano della Gravina Caruso e la ammonisce per il fallo sulla Fiorini. Il pubblico è andato letteralmente in visibilio per il grandissimo gol di Daniela Pavone. Una fiondata da 35 metri di rarissima potenza che si è andata ad infilare proprio all'incrocio dei pali. E Gravina che ritorna in vantaggio. 42esimo, l'Agliana che ancora si propone davanti. C'è palla direttamente fra le braccia di Guerreggiante. Veramente una grossa prestazione da parte del Gravina. Nulla da eccepire sul comportamento
tecnico tattico delle ragazze. Lungo rinvio di Messina per Randello, molto bene, mette in mezzo, rinvia Colombino, carpisce la palla Greco e Pavone mette molto bene sulla destra per Angela Pesce, lunga rincorsa di Pesce, palla in mezzo piuttosto alta, sfuma questa opportunità. Buono anche il lavoro sulla fascia destra di Angela Pesce, che si incune il più delle volte fra diversi avversari. Ultimi minuti nel corso del primo tempo e Tiziana Intonato che mette sulla sinistra una palla per Randello. Il portiere Pitanti però riesce a rinviare. Sberti, Tiziana Messina la insegue. Sberti, la palla in mezzo, Maria Caruso blocca la palla e la rinvia per Lina Marsico, non riesce a colpire di testa. Bichi, servita dalla Colombino, Tiziana Messina anticipa, e ancora Angela Pesce in possesso della sfera, appoggia per Pavone, lancio della Pavone per la Marsico sulla sinistra, blocca molto bene Assunta Randello, cerca di mettere in movimento la Marsico, non gli riesce, ancora Gravina in possesso della palla, però Randello sulla sinistra va via molto bene, ancora Randello, palla in mezzo per la Greco, la Greco si allunga la sfera fino al fallo di fondo, nulla di fatto. 44esimo, quasi 45, Di Leone, molto bene, dribbla la Pitanti, serve sulla sinistra la Marsico, tiro della Marsico, palla che sfiora il palo, ottima anche questa azione del Gravina, una squadra che sta continuando a crescere. Bighi, 45esimo esatto in questo momento, Messina, Caruso rinvia sulla sinistra, palla rincorsa da Marsico, non arriva a fermare la sfera, fallo laterale per l'Agliana. L'arbitro sta concedendo qualche minuto di recupero, anche se grosse interruzioni non ce ne sono state. A centrocampo si lotta accanitamente, vince il contrasto la Greco, palla che rimane impantanata. La Greco intanto rimane ferma per un colpo al ginocchio sinistro. Sfiorini mette in movimento sulla destra la Loi, Maria Caruso gli allunga la sfera in fallo laterale, gara che per quanto riguarda la prima frazione di gioco è finita, siamo al 46esimo, l'arbitro non intende ancora fischiare. E c'è un cross pericolosissimo della Loi. Palla che rimane ancora nell'area di rigore del Gravina, Intonato che cerca di fermare la Cacciatori, si propone ancora la Cacciatori e palla che finisce, c'è una deviazione, crediamo, della Mancuso in fallo, in calcio d'angolo. 46esimo abbondante, l'arbitro non intende fischiare. Probabilmente sarà l'ultima azione del primo tempo, calcio d'angolo. Guerreggiante sul colpo di destra della Bichi, riesce a bloccare la palla. Quasi 47 minuti di gioco. Di Leone ancora molto bene, conquista la palla a centrocampo, viene avanti sulla sinistra, supera la De Marco, serve adesso Assunta Randello che gli ritorna la sfera sulla sinistra, non si intende con Di Leone. Sbaglia la Colombino, conquista la palla di Leone, viene messa a terra dalla De Marco. 47esimo, evidentemente l'arbitro non ritiene opportuno ancora fischiare la fine del primo tempo. C'è comunque un'opportunità ancora per il Gravina. Maria Caruso e Daniela Pavone
si allontana la Caruso, resta sulla sfera solo Daniela Pavone. Daniela Pavone molto bene, cerca di chiudere la palla sul primo palo. E in questo momento l'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti di gioco. Grevina 2, Agliana Pistoia 1, le reti al primo di Di Leone, 34esimo pareggio della Sberti sul calcio di rigore, grandissimo gol del 2-1 di Daniela Pavone al 40esimo. Thank you.
Riprendiamo la telecronaca dell'incontro fra Gravina e Agliana Pistoia. I primi 45 minuti di gioco, ricordiamo, si erano conclusi con il Gravina in vantaggio per 2-1. Reti di Leone al primo, pareggio della Sberti su rigore al 34esimo, grandissimo il gol del 2-1 al 40esimo di Daniela Pavone. Gara che è iniziata da qualche minuto, l'arbitro provvede ad ammonire la numero 10 dell'Agliana Pistoia, la Fiorini, per proteste. Fallo laterale battuto dall'Agliana. E c'è un altro calcio di rigore per atterramento della Nannini. Stavolta è apparso molto più netto rispetto al primo. Non è tanto fortunato il Gravina oggi. Su questo magari c'è poco da eccepire, su questo calcio di rigore, atterramento netto della Cacciatori. Ancora una volta la Sberti sul dischetto. Parte la Sberti, riesce a parare Marilena Guerreggiante, la palla però finisce in rete. Era riuscita la Guerreggiante a fermare la sfera, peccato. Siamo al 49esimo, ancora una volta siamo sul 2-2. Tornano in parità le due squadre. Veramente una bella partita oggi, piena di emozioni. Siamo al 50esimo e si riparte dal 2-2. Fiorini, Tiziana Messina, libera Maria Caruso. C'è un fallo su Angela Pesce, commesso dalla Nannini. Peccato davvero, non ci voleva il pareggio dell'Agliana. Comunque il Gravina si dimostra ancora vivo ed è pronto a ribattere colpo sul colpo. E Greco cerca di fermare la palla, non ci riesce. Molto bene Tiziana Messina, anticipa la Sberti. Cerca di dribrarla. Non ci riesce. La Sberti molto bene. C'è un po' di confusione a metà campo. Pavone controlla la palla, serve sulla sinistra Assunta Randello. Miriam Di Leone si destreggia molto bene, arriva al limite dell'area, tira, palla fuori. Buona l'iniziativa di Miriam Di Leone. Tiziano Intonato tende un lungo rinvio, palla che viene messa in fallo laterale dal Tiziana Messina. Cacciatori, palla in fallo laterale. Loi, Miriam Di Leone libera, pasticciano un po' in difesa le calciatrici del Gravina. Tiziana Messina lancia sulla destra molto bene Angela Pesce che si invola. Nannini, la
contrae. Angela Pesce riesce a mettere in mezzo la palla che viene deviata in calcio d'angolo dal portiere. Intanto c'è una sostituzione, esce il numero 3 Colombino per il numero 15 Iannotta. Riprende il gioco ed è la palla dall'illusione ottica della rete, ma finisce fuori, illusione ottica del gol. Si riparte con un fallo di fondo dell'Agliana. Greco Assunta Randello molto bene sulla sinistra, lancia, anticipa la Nannini, fallo di Di Leone sulla De Marco. Tiziano Messina anticipa molto bene ancora una volta la Sberti. Marsico non controlla bene la palla, Iozzelli rinvia. Filomena Greco controlla la palla, si decentra sulla sinistra, mette in mezzo una, però è lunga sia per Lina Marsico che per Assunta Randello. Si conclude con un nulla di fatto l'azione. Rinvio della Pitanti sulla destra. Maria Caruso controlla, ma riesce lo stesso a rinviare. Di Leone prolunga la sfera. Greco sulla sinistra per Randello. Randello molto bene in mezzo. A giudizio dell'arbitro c'è un fallo di Angela Pesce sulla Nannini. Decisione che non convince molto gli spettatori. Fallo su Simona Mancuso da parte della Fiorini. Pavone riesce a sfilare molto bene, serve sulla destra Randello, costretto a rincorrere la palla. Scambio fra Randello e Di Leone. Di Leone riconquista la sfera. Pavone, Greco, viene avanti il Grevina, lancio per Lina Marsico, controlla la sfera. Marsico si gira molto bene, conclude e il portiere Pitanti devia in corner. Ottima l'iniziativa di Marsico che controlla la sfera, si gira e scarica un destro messo in calcio d'angolo dal portiere Pitanti. Sono 10 minuti, i minuti trascorsi dall'inizio della ripresa. Di Leone si incarica della battuta del corner, parla molto lunga, interviene dall'altra parte sulla destra Greco e mette fuori. Si riprende con rimessa da fondo. Nannini che rilancia, la palla arriva sui piedi di Tiziana Messina, serve Intonato. Intonato guarda Angela Pesce, la serve sulla destra. Pesce molto bene, si libera della Nannini, entra in area. C'è un po' di confusione. Mancuso, la palla rinvia, viene rinviata, ma sbatte sui piedi della Sberti. Il fallo sembrava essere del Grevina, l'arbitro lo assegna
all'Agliana. Intonato, anticipa ancora molto bene. Intanto c'è Angela Pesce che è rimasta a terra. Riprende il gioco. Riconquista la palla il Gravina. Marsico. Rimpallo vinto da ancora alle biancoverdi, però il pallone viene rimesso sulla destra dove non c'è nessuno. Tiziana Messina di testa mette in fallo laterale. Libera Maria Caruso, Randello prolunga la sfera. Il guardalinea di destra segnala una posizione di fuorigioco della Sberti. Conciliabolo fa l'arbitro e il guardalinea, nessuna decisione presa, si prende a giocare. Riesce ad andare via sulla sinistra la Sberti, serve la nuova entrata Iannotta, ancora un'altra posizione di fuorigioco segnalata. Punizione per il Gravina. Guerreggiante rilancia, la palla viene colpita da Mancuso di testa per due volte. Randello sempre di testa, appoggia indietro. Maria Caruso allunga la sfera però che finisce sui piedi della Loi. Intonato rincorre la Iannotta. Siamo sull'out destro, palla deviata appena da Caruso. Marilena Guerreggiante si appresta al rinvio. Greco serve Di Leone. Di Leone supera la Pitanti, difende molto bene la sfera e la dà a Greco che purtroppo non riesce a bloccarla. Pighi parte molto bene, palla al piede contratta da Di Leone e la palla finisce sul fondo, l'ultimo tocco è della calciatrice toscana. Rimessa per il Gravina. Sessantunesimo, mezz'ora al termine ancora. E squadra, ricordiamo, sul punteggio di 2-2. Guerreggiante
rilancia la palla, finisce ancora però sui piedi della Sberti, che commette precedentemente fallo prima di concludere. Calcio di punizione per il Gravina. Sicuramente una nota di merito per il Gravina oggi, che sta mettendo in seria difficoltà la squadra capolista. E Di Leone, che sulla metà campo riesce a lanciare molto bene sulla sinistra, Randello anticipata, rinvia il portiere dell'Agliana, intonato anticipa la Nannini, palla che finisce, finisce in fallo laterale. Loi contratta da Di Leone, Iozzelli cerca il rilancio ma Massico riesce a carpire la sfera, Pesce cerca di servire la Grego, non riesce, riparte l'Agliana, Bichi, Fiorini, lungo lancio fermato da Tiziano Intonato e c'è un fallo sulla Fiorini da parte di Mancuso. Fiorini per Loi, lancio per la Iannotta sulla destra, palla direttamente in fallo laterale. Lungo rilancio di Di Leone. Marsico lotta con la Fiorini e c'è ancora un fallo laterale per il Gravina. Intonato sulla destra per Di Leone, la sfera finisce di nuovo in fallo laterale ancora per il Gravina. Fase di stasi della gara. Siamo giunti al 65esimo circa. Intanto dalla panchina del Gravina si sono alzate Giovanna Cinirella e Sandra Di Bella. Probabilmente il tecnico Napoli opterà per qualche sostituzione, considerando anche il grande dispendio di energie di tutte le calciatrici. Sicuramente l'ingresso in campo di forze nuove non potrà far bene a questa squadra. Intanto c'è un lungo rinvio della difesa dell'Agliana, palla che finisce direttamente in fallo laterale. Randello lascia la sfera a Mancuso. Mancuso osserva lo schieramento delle compagne, cerca di servire Randello. Altro fallo laterale ancora per il Gravina. Messina controlla la sfera, di nuovo messa in fallo laterale dalla Sberti. Lotta con grande agonismo, molto bene Randello, che riesce a mettere la palla dentro l'area di rigore, libera ancora la difesa. E Greco molto bene, palla al piede, viene avanti, la Pitanti riesce a fermarla ma riesce a mettere in mezzo ed è ancora Pavone che si prepara al tiro, rinviato, palla ancora sui piedi del Gravina e Di Leone. Cross, rinvia le Ocelli di testa, Greco, intonato, la De Marco rinvia, riconquista palla Messina che sulla sinistra vede Di Leone e la serve. Di Leone, cross per Randello, leggermente lungo. Rinvia ancora la difesa dell'Agliana e riparte con la Sberti. Fiorini, Bichi, si gira, conclude, para Guerreggiante.
lungo rinvio della guerreggiante, ferma molto bene la palla Randello, serve Angela Pesce sulla destra. Angela Pesce cerca di servire la propria compagna di squadra, non gli riesce. Si riparte con un fallo laterale dell'Agliana. Calcio di punizione per il Gravina. Randello controlla la sfera, riesce ad anticipare molto bene due avversari. Randello, tiro rinviato. Veramente grande la prestazione di Assunta, che non si sta risparmiando davvero, come del resto tutte le altre sue compagne di squadra. Ma è ancora l'Agliana pericolosamente in avanti, e Caruso molto bene anticipa la Sberti, precisa come sempre Maria Caruso. Cacciatori, cross, la palla viene allontanata, Miriam Di Leone la mette in fallo laterale. Sessantottesimo, risultato ancora sul 2-2. Intanto svestono la tuta Cinirella e Di Bella. Il Gravina dunque sta per fare due sostituzioni. Pavone prolunga la sfera, lancia la Iozzelli, ancora Pavone di testa molto bene, manca la palla Simona Mancuso, che prontamente però recupera, riesce comunque a mettere una pezza al tutto Maria Caruso, e riparte il Gravina. Benissimo Grego, il grande lottatrice, ma purtroppo non riesce a servire nessuna compagna di squadra. Loi, Pavone riesce a fermare la sfera, Pesce di testa, lungo rinvio della De Marco, ed è Marilena Guerreggiante a bloccare. È Angela Pesce che stoppa, però Greco mette sulla destra per Randello, anticipata dalla Cacciatori. E riparte l'Agliana con la Bighi. Mancuso anticipa la Fiorini. Pesce molto bene, contratta però dalla Nannini, che si ripropone in avanti. Intonata e Pavone riescono a riprendere la manovra per il Gravina, prontamente interrotta però dalla De Marco. La palla finisce anche fortuitamente sul viso dell'arbitro. Ed ecco che il Gravina opera le sostituzioni. A posto di Intonato fa il suo ingresso in campo Di Bella. E a posto di Lina Marsico entra Giovanna Cinirella. Doppia sostituzione operata dal Gravina, Di Bella per Intonato e Cinirella per Marsico. Siamo al 71esimo. Caruso rilancia, Randello difende molto bene la sfera,
l'arbitro richiama Lasberti. Greco molto bene sulla destra, entra in area, debole il suo cross parato dal portiere dell'Agliana. Bichi, serve la Loi sulla sinistra per la Cacciatori. Di Leone, molto bene, pesce, non ferma la sfera, ma è ancora il Gavina che riconquista la palla, c'è un fallo intanto. Molto bene Messina, anticipa Lasberti che commette fallo. Fallo laterale per il Gravina, la Fiorini si è allungata la palla. C'è Greco che si incarica della punizione, serve a centrocampo Pavone, Pavone sulla sinistra per Di Leone, rinvia la difesa dell'Agliana, palla ancora a centrocampo, Fiorini per la Bighi, sulla destra, mette in mezzo Caruso, ancora allontana, Di Leone prolunga la sfera per Cinirella, anticipata. Vince il contrasto Greco. Cinirella molto bene. Vince il contrasto con l'Apitanti, ma rinvia ancora la difesa toscana. Greco, ottimo. Lo stop e c'è fallo. Purtroppo l'arbitro non lo rileva. Netto fallo. Veramente fallo netto. Decisione che lascia molto perplesso tutto il pubblico, un fallo netto, è stata nettamente sbilanciata la Greco in possesso di palla tra l'altro, ma l'arbitro a pochissima distanza non comanda il calcio di punizione. Sono davvero delle decisioni che lasciano il tempo che trovano. Si riprende il gioco con una rimessa laterale del Gravina. Riconquista ancora la sfera la Greco che rilancia su Cinirella. Libera la difesa dell'Agliana. Di Leone sulla sinistra, lancia per Angela Pesce, lungo.
C'è un fallo laterale per il Gravina. Serie di rimpalli a metà campo. Maria Caruso riesce a liberare in due volte. Cicca la palla, la Iozzelli e Angela Pesce che non riesce a servire in tempo, riconquista la sfera. Pesce, la palla viene toccata dalla De Marco. Si comincia a far sentire la stanchezza per una gara giocata a ritmi elevatissimi e soprattutto su un campo molto pesante. Mancuso rilancia sulla destra per Cinirella, lotta gagliardamente, l'arbitro fa proseguire. Greco, Cinirella, serve Di Leone che gira molto bene di esterno la palla per Randello. Pesce, tiro, respinto Di Leone, supera in dribbling tre avversari, Di Leone. Serve la Pesce, molto bene. La palla arriva sui piedi di Di Leone, ma la Iozzelli allontana in fallo laterale. Ancora costante la pressione del Gravina in avanti. Una squadra che oggi sta dimostrando una grande personalità. Di Bella, anticipata. Ancora fallo laterale, Di Leone serve a Messina, Messina gli ridà la sfera, c'è un fallo su una calciatrice dell'Agliana, calcio di punizione. Siamo giunti quasi all'ottantesimo, 10 minuti al termine, intanto è Angela Pesce che vince un contrasto. C'è un rimpallo, l'arbitro comanda una rimessa, anzi un calcio di punizione per l'Agliana. Fiorini contratta molto bene da Di Bella prima e da Di Leone poi, si lotta nel fango, sbroglia tutto la Di Leone e poggia fuori. Sberti, palla pericolosamente al limite dell'area, Sbilenco, il rinvio di Di Leone che nel tentativo di rinviare serve involontariamente la propria compagna di squadra, il portiere guerreggiante, non c'è nessun estremo per il calcio di punizione, non c'era assolutamente volontà di servire il proprio portiere. Si continua ed è l'Aloi nel cerchio del centrocampo, sulla destra serve la Iannotta, Mancuso libera, Pitanti, parla per la Fiorini, Di Bella, fallo di Leone sulla Fiorini. Calcio di punizione, Fiorini sulla sfera, palla in aria, Sberti si gira, guerreggiante risolve tutto. Lungo rinvio, Pitanti di testa, serve la Bichi, Caruso mette fuori. Loi e Cacciatori sulla sinistra, Randello conquista molto bene la palla e lancia sulla destra la Cinirella. Sgomitano Cinirella
e Nannini. Si gioca ancora a ritmi elevati. Cinirella allunga molto bene per Angela Pesce sulla sinistra. Cinirella, servita dalla Pesce, supera molto bene la Pitanti e stavolta l'arbitro comanda il calcio di punizione. Ottantaquattresimo, 6 minuti al termine, Revina e Agliana Pistoia sul 2-2. E Miriam Di Leone che si incarica della battuta del calcio di punizione, anzi lascia l'incarico a Daniela Pavone. Palla dentro l'area di rigore, svetta la Cacciatori, palla fuori, riparte ancora l'Agliana, c'è un fallo di Bella su Fiorini. Propizio questo fallo della Di Bella, molto intelligente, che ha fermato una possibile azione in contropiede dell'Agliana. Guadagna qualche metro la Iozzelli, l'arbitro non se ne accorge. Nannini, Pavone di testa molto bene, Randello, Di Leone cerca di rilanciare ma non ci riesce. E ancora possesso della palla dell'Agliana, Tiziana Messina molto bene anticipa la sua diretta avversaria, poi sul tentativo di rilancio c'è un fallo dell'Agliana, protesta la Bichi. Continua nelle sue reiterate proteste e c'è il cartellino rosso, espulsa la Bichi. Espulsa il capitano dell'Agliana all'85esimo, espulsa la Bichi per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro. Stava davvero esagerando nelle sue proteste il capitano dell'Agliana, l'arbitro non ha voluto sentire ragioni e l'ha cacciata fuori dal campo. Dunque ultimi 5 minuti con il Gravina in superiorità numerica. Greco molto bene verso sinistra ma non riesce a servire la propria compagna. Fiorini, lancio in profondità dove si trova la Sberti. Di Leone, serve Cinirella, gira la sfera Cinirella ma non riesce ad appoggiarla ad Angela Pesce. Cacciatori sulla sinistra. C'è un incidente occorso ad Assunta Randello.
L'arbitro chiama i due capitani, purtroppo minuti finali piuttosto concitati. Intanto si rialza Sun Tarantello e giungono calorosi gli applausi del pubblico. Si riprende con una palla a due. Daniela Pavone vince il contrasto. L'arbitro ordina che si deve ripetere tutto. Mancano pochissimi minuti al termine. 4 minuti scarsi. Rilancia la Randello. Pavone sulla destra per Randello. Serve Cinirella. Cinirella mette in mezzo, libera la difesa dell'Agliana. Loi. Greco riesce a fermare la sfera. C'è gamba tesa di Fiorini sulla Di Bella. Greco. Riprende ancora la Greco. Appoggia su Pavone. Cinirella si decentra sulla destra. Pavone tenta la conclusione dalla distanza, purtroppo stavolta il tentativo non gli riesce. Dopo il gran gol del primo tempo non riesce la grande impresa a Daniela Pavone, che ha giocato una grandissima partita. C'è un calcio di punizione per l'Agliana all'altezza del centrocampo, minuti finali. Il tempo è già scaduto, solo che occorre recuperare qualche minuto per l'infortunio occorso ad Sun Tarantello. Fiorini sulla destra, scivola la Di Bella. Fiorini entra in area, sbroglia la matassa. Filomena Greco che mette in calcio d'angolo. Pericolo proprio in fase di recupero. C'è Fiorini sulla bandierina, batte, Lasberti ferma la sfera e l'arbitro comanda la fine delle ostilità. Gravina e Agliana Pistoia 2-2. La rete, ricordiamo, al primo della Di Leone, pareggio della Lasberti al 34esimo su calcio di rigore. Va in vantaggio di nuovo il Gravina con una gran svendola dalla distanza di Daniela Pavone al 40esimo, definitivo pareggio al 49esimo della Sberti, sempre sul calcio di rigore. Grandissima partita di questo Gravina che esce a testa alta dal confronto contro la prima della classe. Davvero complimenti vivissimi a questa squadra che ha dimostrato di non avere sicuramente da sfigurare nei confronti di squadre molto più quotate.